Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke oggi qui davanti a voi vi trovate Minecraft e fin qui direte: Luke, ma qual è la novità? Beh ragazzi, oggi vi porto una serie abbastanza particolare della quale ho visto diversi video. Infatti ragazzi, ho visto diversi video come iniziare in Minecraft, le basi di Minecraft, ma mai una vera e propria serie. Quindi ragazzi, voglio organizzare questa serie in episodi e fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, arriviamo a 10 like per il prossimo episodio, poi mano a mano andiamo ad aumentare con i like, però questo episodio ne chiedo solo 10, penso che ci possiamo arrivare. Condividete il video soprattutto con qualche vostro amico che si cimenta da poco sul gioco e vi spiego com'è nata la serie. E di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi ragazzi andiamo a parlare ovviamente di come creare un mondo e di vari tipi di modalità del gioco, ossia multiplayer, eccetera, eccetera. Detto questo, voglio spiegarvi com'è nata l'idea di questa serie. Vi spiego brevemente, ragazzi, che la mia ragazza da poco si è cimentata su Minecraft, perché ho detto che è un gioco comunque ti dà molta libertà di fantasia, ti diverti a costruire, eccetera. Di conseguenza non sa le basi, come giusto che sia, e quindi ho deciso di creare questa serie anche per lei, perché no? Però creata per lei, ma va bene per tutti. Nel senso, ragazzi, che se avete qualche amico, parente, i nonni che si mettono a giocare a Minecraft a 80 anni, fategli vedere il video per imparare le basi. Detto questo, tutte queste piccole premesse, vi invito a lasciare like se non l'avete fatto, di commentare il video e anche di condividerlo. Mi raccomando, la condivisione è importante. Detto questo, ragazzi, andiamo a spiegare oggi come è formato Minecraft. Minecraft si forma in queste tre modalità. Noi andiamo a parlare della single player e la multiplayer, perché giustamente per chi ha appena iniziato a giocare, Minecraft Realms o altre cose non sono importanti. La prima cosa, ragazzi, però, sono le opzioni, dove andiamo a settare i video settings, gli audio, tutto ciò che abbiamo bisogno di dover settare per avere un gameplay corretto, proprio perché, ragazzi, dipende anche dalla forza e la potenza del vostro computer. Detto questo, basiamoci invece sulle due modalità principali: multiplayer e single player. Sul multiplayer c'è ben poco da dire. Praticamente, ragazzi, con il multiplayer avete la possibilità di giocare online con i vostri amici su un server già creati, oppure potete creare i vostri server personali su qualche hosting gratuito o anche a pagamento, in modo da avere molte più performance. Detto questo, noi ci concentriamo sulla versione single player. Entrate qui, ragazzi, ovviamente andiamo a creare un nuovo mondo nel quale possiamo inserire il nome, quindi io le chiamo le basi di Minecraft. Ovviamente, ragazzi, nel mondo potete inserire ciò che volete e vediamo che si divide in tre game mode differenti: survival, hardcore e creative. Cominciamo dalla creativa, che è la più semplice da spiegare. Ragazzi, la creativa, come dice stesso la parola, è la modalità creativa, ossia dove puoi costruire, hai blocchi infiniti, non muori, puoi volare, puoi fare tutto quel che vuoi. Mentre passiamo alle modalità survival e hardcore. Sono modalità praticamente identiche, con un'unica differenza davvero significativa. Nell'hardcore muori, definitivamente perdi il tuo mondo, nella survival no. E andiamo più nel dettaglio. Ragazzi, quando create un mondo survival, dovete uccidere gli animali per poter mangiare, potete fare le vostre coltivazioni, rompere blocchi col tempo, no? Come creativa in un solo click, dovete farmare, dovete trovare i minerali, ma tutto ciò andremo a vederlo poi una volta creato il mondo. Noi siamo qui per dirvi soltanto una cosa: che il survival è appunto la modalità in cui perdi cuori e hai bisogno di doverti sfamare per vivere. La differenza è che se nel survival moriamo, ragazzi, si può rinascere nel proprio lettuccio, mentre nell'hardcore se si muore perdi tutto il mondo e non puoi più rientrarci in nessun modo. Detto questo, ragazzi, noi andiamo a creare un mondo survival e poi vi lascio al prossimo video. Ragazzi, dimenticavo una cosa importantissima: ovviamente potete trovare le more world option, ossia altre impostazioni del mondo, dove potete inserire il seed, che per chi non lo sa, ragazzi, i seed sono dei codici che si trovano online, che servono per spawnare in un mondo particolare, magari tra i seed dove spawnare e trovare il diamante, dove spawnare e trovare un villaggio, eccetera, eccetera. Poi troviamo il generatore di strutture, quindi se volete i villaggi, dungeon, quindi on ovviamente acceso, off e spend, quindi non ci saranno. Poi c'è il tipo di mondo, che è il default, il super piatto dove non c'è nulla, è tutto il mondo piatto, i biomi larghi e amplificati, che diciamo sono un po' simili, soprattutto perché si basano sui biomi più enormi. I biomi, ragazzi, sono come il deserto, la giungla, sono diverse zone del mondo. Inoltre troviamo la possibilità di attivare i cheats, ossia i comandi, che rende però il gioco poco realistico, proprio perché puoi avere accesso ai comandi per mettere la creativa e altre impostazioni. Infine abbiamo il bonus chest. Che cos'è? Una chest che ti fornisce all'inizio del mondo proprio per aiutarti nell'avventura, ma siccome noi in questo caso dobbiamo fare tutto da capo, non mettiamo nessuna chest bonus. Ora siamo pronti per creare il mondo. Eccoci qui, ragazzi, nel mondo. Ovviamente vi metto in terza persona per far vedere la mia cresta bionda bellissima, ma a parte le cavolate, ragazzi, siamo qui all'interno del nostro mondo. Volete scoprire cosa si fa ai primi passi di Minecraft? Beh, ragazzi,
arriviamo a soli 10 like, perché so che ci potete arrivare, so che se condividete il video ci arriveremo ancora prima e scopriremo cosa bisogna fare agli inizi. Quindi vari crafting, l'inventario, questo libro che cos'è e tutto il resto. Mi raccomando ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, commentare il video, condividerlo con nonni, amici, cugini, zii, chiunque voglia cominciare a giocare a questo gioco adatto per tutte le età. E tralasciando questo, iscrivetevi al canale e ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!